dici sempre imbarazzante. Io non so cos'altro dire a volte all'interno di quest'aula. Scandaloso. Con questa amministrazione. Scandaloso, sì, va bene, grazie del suggerimento. Alzarsi, assessore, mettersi davanti a un monitor e dire che lei non sa niente di questo progetto, che lei non approva, che è tutto da revisionare e che per trasparenza lo avete portato perché è dovere di cronaca, mi fa dire ci stiamo prendendo con i fondelli, perché questo progetto viene presentato, perché la sottoscritta ha presentato un'interpellanza e perché insieme ad un altro gruppo politico abbiamo fatto richiesta, perché abbiamo visto un saldo, una liquidazione, e abbiamo saputo appunto che a seguito di una liquidazione ovviamente viene presentato un progetto. Io da 3 anni in quest'aula, e qui mi rivolgo a tutta la maggioranza, e mi perdoni, quando lei ha fatto un patto con questa maggioranza si deve assumere le responsabilità di questa maggioranza. Non è che dal momento che lei si è seduta qua resetta tutto e non c'entra nulla. Se si è seduta lì vuol dire che aveva condiviso e che le andava bene quello che questa maggioranza aveva fatto, perché non è che uno si siede e rinnega il lavoro fatto. Altrimenti chiedo se questa liquidazione, intanto vorrei capire se sono stati liquidati tutti i 40.000 euro, 35, o se questo è solo una tranche, quanto manca di liquidazione, quanto deve essere liquidato, quanto è stato liquidato. E poi vorrei capire se in questi 3 anni la maggioranza, e non mi rivolgo ovviamente a lei, ma mi rivolgo ai miei colleghi consiglieri, ha mai discusso effettivamente di questo progetto. Io ritengo impossibile che un assessore vada avanti di propria iniziativa. La ritengo una cosa inaudita, e se così fosse vuol dire che consiglieri, perdonatemi, non avete nessun valore. Non avete nessun valore, perché un consiglio comunale e un'amministrazione è fatta da un consiglio di maggioranza, da un consiglio di minoranza e da una squadra politica. Se un assessore governa da solo deve essere sfiduciato il primo giorno e non dopo 3 anni. Se un assessore lavora da solo vuol dire che voi non avete minimamente percezione di quello che fa la vostra giunta, e quando venite a aula schiacciate un bottone senza sapere cosa fate. È inaudito sentir dire che la maggioranza non sa che, e non ha mai visto questo progetto. Perché altrimenti qui, posso dirlo, c'è un danno erariale. Se questo progetto va rivisto completamente, va cestinato, vuol dire che oggi stiamo facendo un danno erariale. Abbiamo speso 40.000 euro da buttare in cestino. Allora a chi è imputabile? Alla maggioranza, che per 3 anni ha fatto lettere da mercante, si è nascosta dentro il cilindro e non ha voluto vedere quello che la propria giunta stava facendo. E quindi automaticamente state sfiduciando il sindaco. Se così fosse, voi state sfiduciando il sindaco che non è stato in grado di, possiamo dirlo in maniera proprio brutta la parola, comandare, seguire, guidare la propria giunta. Perché se un assessore lavora senza concordato del sindaco, senza concordato del gruppo politico, vuol dire che è un cavallo pazzo che va avanti da solo, ma vuol dire che il sindaco non ha nessun potere. E quindi automaticamente, affermando questo, assessore, si è sfiduciato il sindaco e per me è così. Detto questo, io ho chiesto la definizione dell'area, ma non mi è stata data, lei si è alzata e ha, secondo me, cercato di evitare che si entrasse nel dettaglio per l'imbarazzo stesso di quello che state presentando. State presentando un PUA che vede un residenziale, un alberghiero, e non vede nulla di quello che era stato pensato, almeno dalla sottoscritta, al momento dell'incarico a fine dicembre 2020, perché nella presentazione di un'idea progettuale fatta in auditorium, ho parlato anche prima con l'ingegner Penzo e l'ha confermato, magari se vuole puoi dire cosa avevamo presentato, si parlava esclusivamente di commerciale massimo 1-2 piani fuori terra e parcheggi interrati a servizio pubblico, non a servizio residenziale. Qui voi state parlando in ambito 2, per quel poco che ho fotografato, perché dite che non ci sono gli atti, lei li ha, quindi gli atti sono trasmissibili e li avete, non avete voluto fornirceli per non darci la possibilità di leggere e venire qua preparati e poter ragionare su carta e non su un monitor che da qui mi creda è illeggibile quello che oggi stavate presentando. L'ambito 2 avete messo residenziale e ampliamento di parco hotel. Io ricordo
parco, che come diceva il consigliere che mi ha preceduto, il parco hotel si è già visto un ampliamento con delle casette, ma non per votazione del consiglio, come di norma avviene per il 55 in terra, ma per silenzio senso. È stato portato con i termini scaduti all'interno da quest'aula e avete fatto anche finta di non rendervi conto che era scaduto. Anzi, lo avete ritirato in prima istanza, lo avete riportato al consiglio successivo e ci avete detto che va, ci siamo sbagliati, è scaduto qualche mese fa, quindi è passato d'ufficio. Tanto che dopo quel consiglio, dopo nemmeno 30 giorni, le casette erano già posizionate. Quindi sicuramente chi oggi gestisce il quarto hotel le aveva ordinate molto prima, perché sapeva già da mesi che era scaduto e che c'era stato il silenzio assenso. È questa la pianificazione di cui parlate quando dite che state pianificando un'area? Per me no. Sì, tra l'altro con un esposto e una lettera del dirigente che dice no, quella è un'altra, con un esposto. E anche tagliato gli altri. Poi l'ambito qua, sempre il consigliere Montanarella ha parlato nei minuti, è un argomento importante, mi lascio il tempo, lo richiesta la commissione, mi lascio parlare. Sennò quando si entra in qualcosa, quando dico qualcosa che non volete sentire, che dà fastidio, volete chiudere il microfono. È sempre così. Ambito 4, anche lì intervento residenziale. Ha spiegato il consigliere, io non l'avevo visto solo l'altezza, 11 metri, 3 piani più mansarda, fuori terra. Quindi facciamo condomini, calcestruzzo, cemento. E non è che mi dica adesso, assessore, lei mi viene a dire, ma io questo piano non l'ho fatto, adesso lo rivedo. Butta via 40.000 euro. Ma lei non fa le case. Va bene. Va bene. Le informo che qui ci sono e si vedono, probabilmente sono quelli colonnati, no? Quelle casettine bianche che vediamo verso sud. E lì ci sono i parcheggi, ma io non credo che quei parcheggi siano dichiarati ad uso pubblico, saranno ad uso esclusivo delle abitazioni, ovviamente. Allora mi chiedo qual è la visione politica. Io qui dentro voglio sempre parlare di politica, intanto lei non ci ha detto qual è la sua visione politica, ovvero se lei ritiene che il residenziale vada tolto, se l'alberghiero vada tolto. Vi ricordo che c'è un PAT che noi non abbiamo ancora visto, siamo l'unico comune sprovvisto ancora di PAT tra i maggiori comuni del Veneto, sono passati 3 anni da quando vi siete insediati, lo promettete, il PAT non arriva, nel PAT c'è un'area alberghiera ben definita che sta molto a sud del lungomare e si è sempre detto che in quest'area gli alberghi non dovevano starci perché dobbiamo preservare il verde, dobbiamo creare servizi e invece oltre a concedere anche lì le villette nelle aree verdi, perché le villette quadri familiari in aree verdi vicino all'arena le concediamo, chissà perché. Qui però lei è contraria, guardi, per me va bene perché io sono contraria al residenziale, qui com'è è contraria anche al residenziale vicino all'arena, perché l'ambito è un ambito pubblico e un privato è un ambito pubblico, per me non se la fa a casa, non se la deve fare a casa, se la si può con terreno in un ambito pubblico, privato, che si fa a casa, non in un ambito pubblico, non si fa da rudere una casa in ambito pubblico, si va in ambito privato e si ha tutto il diritto di procedere. Comunque, e poi abbiamo la discussione sulla viabilità, qualcuno, credo le voci provengano da questa maggioranza, continuava a dire all'esterno, perché poi anch'io sono stata contattata, sì, la viabilità è deciso di spostarla tutto di nuovo. Nell'idea progettuale presentata quella volta in auditorium non c'era assolutamente la pedonalizzazione del lungomare. La pedonalizzazione del lungomare, che oggi vi negate perché probabilmente tutta via Cristoforo Colombo è sciolta, l'avete pensata voi. E sono 3 anni che vi chiedo di presentarci il lungomare, sono 3 anni che negate qualsiasi presentazione del progetto del lungomare e la visitazione in quest'aula. Ci avete fatto vedere solo il pezzo a nord che al rispetto dei 3 milioni di euro costerà 6 per cambiare la pavimentazione. La chiarezza e la trasparenza è fondamentale e poi non mi avete risposto del perché l'ingegner Penzo ha fatto questo avviso di evidenza pubblica per l'affidamento del terreno. Che cosa succede a queste aree fino a che il CUA non sarà operativo? Si continuerà a dare in concessione anno per anno o ci saranno degli affidamenti a 6 anni in modo tale da vincolare l'area? Perché è importante, se io do un affidamento a 6 anni, uno ha il diritto per 6 anni di continuare a fare quello che sta
sappiamo che per i prossimi 6 anni nulla di fatto. Se invece io do la concessione di indennità di occupazione anno per anno, alla scadenza dell'anno posso dire, beh, ne ho provato un po', posso concedere. Ma se faccio un bando a 6 anni vuol dire che per i prossimi 6 anni rimaniamo così. Quindi questa è fondamentale, questa cosa, se è dell'area reduci. E ma se non è dell'area reduci, questo chiedo conferma, mi chiedo qual è la vostra visione. E un'altra domanda, cosa intendete fare? Avete fatto un'analisi? Sono tutti adempienti? Perché io mi ricordo che c'era anche qualche pezzettino di ambito che aveva degli inadempienti. Quegli inadempienti hanno ancora il terreno o gli è stato portato via? Quegli inadempienti possono mettere parola su quella che è la pianificazione o no? Avete fatto un incontro con tutti gli aventi diritto all'area per capire che cosa vogliono fare? Avete dato la vostra idea? Voi gliela state presentando così dopo 3 anni davanti al pubblico, non dandogli loro la possibilità magari di dire qual è l'idea di pianificazione? Questo non è un progetto che si può scorporare dal lungomare. Questo è un progetto che deve essere accorpato al lungomare con una procedura ovviamente diversa, con tempistiche diverse, ma la città viene pianificata per il suo complesso, non a spot. Non possiamo pensare di progettare i reduci, poi il lungomare, poi il lungomare nord e di creare da compenso del muso, come si dice in Chiogiotto. Qui bisogna ragionare della complessità del nostro territorio in una visione futuristica, non a 6 anni, reale e realizzabile. Vi mancano 2 anni, 2 anni e mezzo. Io le faccio i complimenti se lei metterà sul primo mattoncino, però basta campagna elettorale. State governando, è ora di agire e di fare i fatti, non di stare in silenzio per 3 anni per presentare queste cose. Come devo andare via? Sì, siamo ancora prima e non ci...